Bentornati, oggi sono qua con la novità di Casa Loaded, la Omakase. Questa tavola ha fatto la sua comparsa come tavola nata per l'elettrico, ma poi, viste le richieste, Loaded ha deciso di metterla in commercio anche come tavola non elettrificata. Vediamo un po' le caratteristiche, guardiamo un pochino com'è, com'è fatta, com'è costruita questa nuova tavola di Loaded. Intanto, prima di tutto partiamo con le cose più evidenti. Ci sono due grafiche differenti per questa tavola. Vedete, tutte e due molto belle. Io sinceramente non so quale scegliere, voi quale vi piace di più. Corta, larga, stabile e agile. Una forma tutta nuova che riporta un po' le linee del Tesseract in alcuni punti, anche qua dietro, se vi ricordate con il Cantellated. La costruzione che usano in questa nuova tavola è un mix di tutte le tecnologie che usano in casa Loaded. Quindi abbiamo uno strato di fibra di vetro nella parte inferiore, uno strato di bambù laminato orizzontalmente, al centro uno strato di bambù a listelli verticali come la classica costruzione Loaded, poi ritorna un altro strato di bambù orizzontale e ancora nel top, nella parte superiore, uno strato di fibra di vetro. Tavola ha un flex abbastanza rigido, wheelwells molto abbondanti per ospitare delle ruote anche molto grandi. Qui l'abbiamo settata con le Stimulus, che è uno dei setup che consigliano, Peris sotto chiaramente V3 per rimanere in casa Loaded, ma se volete potete provare un po' con tutti i tipi di setup possibili e immaginabili. E di qua invece ce l'abbiamo con un altro dei setup che consigliano, con ruote un po' più grandi, Init o For President, ruote un po' più da grip. Lunghezza di questo nuovo gioiellino di Loaded, 80 cm di lunghezza per 25,4 cm di larghezza. Sopra abbiamo questo splendido nuovo grip e in più hanno introdotto anche un'altra finitura grafica che è una novità in casa Loaded, che è una lavorazione al laser, un'incisione al laser nella parte superiore, vedete in questa parte qua, molto 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 bella. Le due versioni non elettrificate hanno una grafica diversa da quella invece fatta per Unlimited, fatta per funzionare con lo skate elettrico, ma per il resto sono completamente identiche. Avete la possibilità di scegliere tra due passi diversi, qua sopra, un passo un pochino più corto e un altro un pochino più lungo, quindi anche lì vi potete aggiustare anche in base alle vostre, alla vostra altezza o alle vostre esigenze. Se vi piace di più il passo un po' più corto, la tavola un po' più reattiva, o il passo un po' più lungo e un po' più di stabilità. E questa era la nuova Omakase di Loaded. Ve l'ho fatta vedere con due setup diversi, ma tutte e due con track reverse kingpin, cioè i classici da longboard. In realtà, dai primi video si è subito vista usare anche con i track normal kingpin, cioè quelli da skate. In particolare, la misura più larga dei Peris Street Track in abbinamento con le ruote Skiff, che sono le più piccole prodotte da Orangutan. Quindi questa Omakase è una tavola che ha un range di utilizzi incredibile. Per assurdo potete usarla come tavola da freeride per andare a velocità anche abbastanza alte in discesa, ma potete divertirvi anche usandola come urban cruiser. È abbastanza grande, ma è leggera. La nuova costruzione è davvero eccezionale ed è comunque molto leggera. È un po' più pesante, non ho avuto occasione di pesarla nello specifico, ma è un po' più pesante della Overland, ma decisamente più leggera del Tesseract, per esempio. Inoltre, viste le caratteristiche, è sicuramente un'ottima tavola sulla quale montare del setup surf skate, quindi con attacchi C7, CX o tutti gli altri attacchi surf skate che ci sono in commercio. Ultima cosa, non per importanza, il prezzo, perché il prezzo di questa nuova tavola di Loaded è decisamente più basso di tutte le altre che hanno a catalogo. Anzi, penso che in questo momento sia la tavola con il prezzo migliore insieme al Vanguard. Questo è veramente tutto per la Omakase di Loaded. Come al solito, se ti è piaciuto questo video, metti il like, condividilo con gli amici. Non dimenticare di mettere subscribe al nostro canale su YouTube, accendi la campanellina e così verrai avvisato ogni volta che pubblico un video nuovo su una nuova tavola, sul nuovo componente o su qualcos'altro che mi chiedete nei messaggi che mi scrivete. Come sempre, grazie a tutti, ciao e alla prossima!